approfondite, e soprattutto ancora tanti grazie, insomma, alla biblioteca e a Gaetano per questi giorni bellissimi e anche per questi colori bellissimi, colori e note, quindi io direi che non si può aprire un evento di senza quest'Angela, che è un angelo. Bruno mi diede questi 3 testi stupendi e io dovevo comprendere, dovevo capire, perché sono una donna di teatro, non è che vado a cantare le cose così. I 3 testi sono abbastanza drammatici perché si parla della morte e lui ha voluto unire a questi testi così drammatici una musica che non è tonale, cioè la tona, parlando della tonalità, la tonalità ti mette in funzione subito l'orecchio, per cui io se metto un accordo, la tonalità si deve girare, tutti i suoni girano davanti a un punto chiave, se mi do maggiore, io metto l'accordo di do maggiore e tu mi intoni un sole mio, oppure faccio re maggiore, la voglio fare più alta, il tuo orecchio percepisce subito la tonalità e immediatamente tu intoni. E invece noi qui arriviamo con Brigidine, che è un musicista, un contemporaneo, si arriva alla atonalità, assenza di tonalità. Che cosa significa? Che se io metto, mettiamo che devo, non so chi conosce la scala musicale, dove mi fa solo si tono, e io se metto do maggiore e devo intonare il sol, automaticamente mi intono il sol. Ma se io in quel sol maggiore ci metto, invece che sol, ci metto la e la di essere vicino, combino come se combinassi un pasticcio, no? Sembra che ti dà fastidio all'orecchio e non riesci a intonare quel suono, perché non fa parte, capisci, della tonalità che è semplice naturalmente tale. Allora, quei suoni tu te li devi cercare col cervello, va bene? Allora, quando devi studiare un pezzo simile, devi catalogare, devi sapere che quelli sono i suoni, anche se nell'accordo ci sta mi, mentre io devo fare mi diesis. Allora nell'accordo se c'è il mi è difficile fare il mi diesis, so se rendo l'idea, perché ti porta naturalmente a fare il mi. Allora tu ti devi estraniare e devi capire che devi mettere il mi diesis e non il mi mentre suona l'accordo, capito? Allora, perché ha scelto una musica che se ne va come se i suoni se ne andassero da soli? Perché la tonalità ti porta a questo, a non essere più dipendente da quel suono fondamentale. Allora, è questo pozzarsi, va bene, con la drammaticità di dinamica scrittura, e ci sta molto bene, perché quella è come la sua è una ribellione verso il cielo, verso la morte, va bene? Anche questa tonalità è una ribellione, non ci si rifà più al suono fondamentale, quello che ti fa stare in pace, quello che tu subito prendi con l'orecchio e intoni. Vabbè, anche se non conosci la musica, io ti metto un accordo, tu intoni, vabbè, perché ti è naturale. Invece qui sono suoni liberi e cozzano, sembra che cozza con, e invece ci sta proprio bene, ci sta proprio bene, perché quell'andare da solo del suono che cosa fa? Va nei meandri più nascosti della stessa parola. La parola è drammatica, ma la musica va oltre, supera la stessa parola, va laddove anche il nostro inconscio, che noi non conosciamo, suona questo inconscio. e suona perfettamente con le parole poetiche di Bruno. Allora, ascoltate questo, mordersi quasi, ognuno morde l'altro, ognuno entra nell'altro. Quindi con l'arte, con una drammaticità che con una mente diversa non deve immaginare. E questo è il convento delle suore Brigidine, dove io ho voluto girare questo. C'è prima la mia presentazione che sono lì, è un panorama mozzafiato, una rosa, e come stare sul Vermo dei Camardi, cosa di fantastico. E io ho chiesto alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto. E ogni brano lo canto da punti diversi della chiesa. Anche io mi ribello nel cantare, mi ribello al cielo, nella chiesa. Insomma, ascolta, perché ho capito, ho compreso quello che lui ha voluto dire. Ognuno ha espresso la possibilità. grande maestra. Cerco di far capire.